Anticipazioni UED, storia segreta tra Giorgio e Tina. Gemma esce dallo studio. Ieri 6 febbraio è stata registrata una nuova puntata del Tronover, ecco tutti i dettagli. Nella giornata di ieri, 6 febbraio, si è registrata una nuova puntata del Tronover. Anche stavolta non sono mancate le sorprese. La registrazione del 6 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con Tina Cipollari che, impaurita da Domenico, si è seduta sul bordo della sedia per scappare. Domenico ovviamente non ha perso tempo e l'ha rincorsa per darle un bacio sulla bocca, ma l'opinionista se lo lascia dare solo sulla guancia. Il cavaliere poi, non contento, balla intorno a lei una baccata definendosi lo stallone italiano. Ecco tutti i dettagli sulla registrazione del Tronover del 6 febbraio. Anticipazioni Tronover, flirt tra Giorgio e Gemma, le parole di Anna. La puntata comincia con ciò che è successo nella puntata precedente e con il successivo sfogo di Gemma Galgani nei camerini. Secondo le nuove anticipazioni, Angelo poi lancia una bomba, Anna quando si frequentavano gli ha detto che forse Giorgio Manetti e Tina Cipollari hanno una storia perché lei ha addirittura comprato una casa a Firenze. La dama e la stessa Tina Cipollari negano questa cosa, ma Gianni crede ad Angelo e alla presunta confessione di Anna. Tornando a Gemma, nella registrazione ha ribadito di essere convinta del fatto che Giorgio provi delle emozioni nei suoi confronti. Il cavaliere però ha spiegato che c'è differenza tra stare bene ed essere innamorato e lui per Gemma non nutre nessun sentimento. Gemma non trattiene le lacrime e dice a Giorgio di quanto secondo lei sia condizionato in studio. Il cavaliere, infastidito, dice a Gemma che non torneranno mai più insieme. Lei esce dallo studio, seguita da Marco Firpo, che cerca di consolarla. Registrazione Uomini e Donne del 6 febbraio, problemi tra Ida e Riccardo. La frequentazione tra Anna e Walter procede bene al punto che tra loro c'è stato anche un bacio. L'opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti però è convinto che Anna non sia interessato al cavaliere. Tra Ida e Riccardo, invece, le cose non vanno bene. Lei percepisce un allontanamento da parte del cavaliere a causa di uno scambio di foto avuto con Donatella. Ida, dopo uno scambio di battute, decide di tornare al suo posto e definisce Riccardo un bugiardo. Lei esce ma Riccardo la segue. Quando rientrano in studio, Ida spiega di voler ancora chiarire con lui mentre Riccardo discute con Sossio. Non ci resta che attendere la messa in onda della nuova registrazione di Tronover per scoprire qualche dettaglio in più su tutto quello che è successo.